dovrebbe essere questo, perché se noi mettessimo il terno questo qua il giallo, poi avessimo fare il bronzo giallo e venisse il bronzo visto, non ci passa? Perché tu devi creare qua una specie di base. Sì, che serve? Ci mette il mezzo. Qua sono super. No, dobbiamo fare praticamente, questi qua tu devi fare, sono tutte pieghe però la nuova, non è liscia. Queste sono pieghe, pure? Pieghe sotto, pieghe sopra? Sì, sì, però, ma tu questo qua lo fai liscio, tutto davanti, e poi le pieghe iniziano da qua. Queste qua le pieghe quindi poi sopra la tendente come però tu devi creare una specie di base, una specie di sottocono, davanti è calato perché l'hanno strappato. Puoi attaccare la prima base, poi attacchi la seconda, la terza e la quarta, hai capito? E poi ti sarebbe l'ultima e sembra appunto vita questa qua, e noi dobbiamo fare tutte queste gonne noi. Cioè, una parte dove tu attaccherai, la prima mi sarebbe buona che sta qua, attaccherai fino a qua. La seconda questa qua attaccherai il punto sempre qua. La terza è questa, attaccherai fino a qua. E poi abbiamo quella appunto lì. Ovviamente mi conviene fare così. Ma scusami, noi dobbiamo fare questo bronzo, diciamo. Ma io sono indeciso. Questa, quel colore, quello che... ma mi passa? Dobbiamo considerare Allora, cosa che fa? Tu fai questa qua la fai oro, questa qua la fai bronzo, questa qua, e questo qua fa arrivare il caso per lo stesso colore, saltiamo una, va bene? Allora, ne arriviamo una. Questa oro. Oro. Allora, la prima è oro. La seconda è bronzo, e poi c'è dopo la testa che parte da qua a qua. E la testa diventa oro. Giusto? Sì, l'esterno. Poi se sento col bronzo poi mi fai tutti quello là che ho fatto sul violaceo. Allora io. Tutto quanto va bene. E i pellutini fanno tutto quanto. I pellutini io ho visto. Ovvero, se anche di qua. Non lo so. I vestiti, prendiamo un attimo. Qua davanti. No, per favore.